siamo al Ministero della Salute e abbiamo una presenza importante, quella di Pippo Cindolo, che ricordiamo essere campione importante, azzurro importante agli anni 70, ma per presentarlo Tore Farina in veste di tecnico di atletica leggera. Ma intanto ex tecnica atletica leggera, di sicuro Pippo Cindolo quando ha vinto la medaglia di bronzo al campionato europeo, avevo 20 anni, mi ha emozionato tantissimo, quindi averlo con me al fianco è un grande onore, ecco. Diciamo così, in quegli anni lì si combatteva con i finlandesi che diciamo forse Veino e lui sa chi sono, non erano totalmente puliti, quindi le imprese anche dei nostri atleti sono ancora maggiori. E sempre di finlandesi si parla anche oggi, perché in termini di salute l'Italia prova a fare qualcosa a Cindolo, prova a raggiungere il nord Europa in termini di pratica diffusa. E io devo dire che gli anni 60 e 70, con le visite che ho fatto in Finlandia, ho imparato molte cose. Poi è lo sport che mi ha insegnato il resto e oggi mi trovo un po' a coordinare le associazioni di educazione fisica e gli operatori fisici e sportivi insieme a tante altre benemerite, nonché agli enti di promozione che svolgono un ruolo fondamentale per l'educazione e la cultura sportiva in Italia. Ma io, come posso dire, l'ho riconosciuto, mi ricordo l'emozione quando lui arrivò terzo in una generazione in cui c'erano lui, Ortis, Arese e così via. Insomma, voglio dire, anche quando Arese vinse il titolo europeo sui 1500, per me che fu una grande emozione. Ma soprattutto voglio anche ricordare che in quegli anni lì Fiasconaro fece il record del mondo degli 800 metri alla notturna di Milano, e l'altro giorno stavo guardando proprio un video su YouTube e mi resi conto che piedi incredibili che aveva quel grande atleta. Ricordiamoli quegli anni, Cindolo. Arese ha vinto nel 71 proprio a Helsinki il titolo europeo di 1500, mentre Fiasconaro fece poi il record mondiale sugli 800 metri, anni dove magari la medaglia si aspettava così come il lumicino nel buio. Oggi invece lo sport è diventato un veicolo talmente vasto che non solo produce economia, lavoro e il PIL magari cerca di farlo migliorare in senso economico, però ecco, le medaglie oggi forse sono più frequenti di allora, però non hanno meno valore, perché lo sport si è dilatato in tutti i suoi settori, c'è uno spazio ed un'educazione culturale maggiore. Anche oggi siamo al Ministero della Salute, si dice sempre che siamo un popolo di poca cultura sportiva, invece oggi mi rendo conto che se un Ministero della Salute parla a 360 gradi dell'importanza dell'educazione motoria e dello sport come specchio per le allodole e per educare i giovani ad essere più sani, vuol dire anche creare un parterre maggiore da dove si possono creare dei campioni. Quindi lo sport in questo senso viene in secondo piano, e in primo piano finalmente l'opinione pubblica, Ministero dell'Istruzione e della Salute e altri ministeri si hanno preso coscienza della importanza dell'attività motoria a tutela della salute del cittadino. Mentre voi vincevate in Europa, ha fatto i nomi di Fiasconaro, di Arese, e il suo è molto importante, e l'UISP faceva attività sul territorio, arrivava all'epoca a voi campioni l'eco di quello che faceva l'UISP sul territorio, sempre, Cindolo? Sempre, l'UISP è un ente di promozione che dai miei albori ho sempre ammirato, apprezzato, e ce ne fossero di enti che operano nella vastità con cui opera quello del Presidente, nella trasparenza. Sì, ma lo sport diventa poi trasparente a volte con momenti bui, però la forza e l'umiltà dello sportivo sa cancellare sicuramente anche delle cose negative. Quindi dico, gli enti di promozione insieme alle altre associazioni sono il fondamento principale per una sempre migliore cultura sportiva italiana. Per chiudere, Tore Farina, oggi si è parlato molto di sport e di scuola, e questo è molto importante, lo sottolineava anche Cindolo, tu vieni dal mondo della scuola, ecco, quali sono i passi in avanti e da questo punto di vista anche il lavoro che ha fatto l'UISP per questo avvicinamento? Ma intanto noi, se penso semplicemente a quando 40 anni fa facevamo i centri di formazione fisico-sportiva, le facevamo nelle scuole elementari, quando ancora, voglio dire,
fare attività sportiva era un tabù, ma oggi mi è piaciuto molto il passaggio del collaboratore del ministero quando dice dobbiamo educare i maestri a non guardare gli alunni dagli occhi in su e quindi tenendo presente di tutto il corpo e del movimento. Credo che quello sia stato un passaggio fondamentale. Per chiudere, Cindolo, oggi una tappa importante d'avvicinamento tra scuola, sport, salute e quindi direi un pezzo di novità nel mondo sportivo e istituzionale italiano. Qual è il suo punto di vista? Sì, io sono felicissimo di aver ascoltato oggi l'intervento di alcuni rappresentanti del Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione. Devo anche dire che non si è sottolineato molto un particolare. Noi abbiamo la cultura sportiva, sì, aggiorniamo gli insegnanti di educazione fisica, i dirigenti e i tecnici sportivi, però questo messaggio deve partire anche dalle facoltà di scienze motorie, vale a dire gli studenti di scienze motorie che sono i futuri laureati in scienze motorie, dirigenti e tecnici, non frequentano ancora un corso di studi con delle materie tecnico-didattiche specialistiche. Fanno sì molta scienza che è necessaria ed è giusto. Siamo qui oggi nella sede del Ministero della Salute. Sarebbe un errore diminuire l'intervento di questo ministero, però non dobbiamo perdere la fase didattica e la fase tecnica, di cui gli insegnanti non devono aggiornarsi dopo che sono laureati, ma si devono laureare conoscendo questo tipo di problematiche. Purtroppo oggi con il cambio dell'ISEF in facoltà di scienze motorie si è un po' persa la fase didattica e tecnica, ma noi come associazioni di educazione fisica cerchiamo di mantenere l'equilibrio tra la scienza, la didattica, la tecnica, ma soprattutto è un problema di conoscenza, di cultura e di educazione. Insieme alle associazioni, all'ente di promozione e alle federazioni cerchiamo di mantenere l'attenzione sul mondo dello sport e dell'attività motoria. Grazie Farina. Grazie a voi, io sono felicissimo di aver incontrato Pippo Cindolo. Si vede dagli occhi, grazie Cindolo. Grazie a tutti voi, buonasera.